Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo dall'altra area di lavoro, da Cassino. E anche questa sera staremo insieme per parlare di storia identitaria, storia insorgente, storia napoletana. Ma parleremo di un personaggio che non ha segnato soltanto in senso negativo la nostra storia, ma ha rivoluzionato anche il mondo antropologico e scientifico, creando, purtroppo, ahimè, l'inferiorità di razza. Ma come al nostro solito, prima di presentare l'ospite, prima di parlare del personaggio che sto enunciando in anteprima, vi faccio vedere un breve video. Sua Eccellenza il generale Cialdini è sceso personalmente in campo per la repressione del brigantaggio. È stato catturato un malvivente armato di fucile e di munizione senza averne licenza. È certo un brigante. Ma lo conosco. È Carlo Capasso, un pastore. Il generale intende usare la vostra caserma come sede della corte marziale. Si metta a disposizione. Agli ordini, signor colonnello. Il colonnello Salvini farà da pubblico ministero e il caporale Bergia da difensore. Introducete il prigioniero. L'udienza è aperta. Signori, vi presento il professor Ettore De Nigro, studioso di questa nuova scienza chiamata... Buongiorno, signori. Antropologia criminale. Dalle fattezze del suo volto, il professore potrà indicarci il grado di ferocia dell'imputato. Prego, professore. Dunque, vediamo, sì, certo. Ecco, questo individuo presenta il cranio piuttosto piccolo, con diametro bitemporale di minore lunghezza rispetto a quello frontale occipitale, per cui gli organi della distruttività e di ogni altra tendenza animale si mostrano preponderanti sul resto. Ho finito, eccellenza. Colonnello? Eccellenza, signori ufficiali, cos'altro aggiungere alla dotta disquisizione del professor De Nigro? Oggi la scienza è in grado di offrire quelle matematiche certezze in grado di scongiurare l'errore umano. In più, i fatti. Quest'uomo, armato di fucile, in disprezzo a tutte le norme emanate dal governo di Sua Maestà il Re d'Italia, si aggirava per i monti, con la palese intenzione di tendere agguati a militari e civili. Chiedo pertanto, in base agli articoli 1402 e 1409, la sua condanna a morte mediante fucilazione. A voi la parola, caporale. Eccellenza, io conosco il pastore Carlo Capasso e non risultano a suo carico elementi che possano... Caporale, Capasso denunciò il possesso dell'arma, giustificandone dettagliatamente il motivo. No, eccellenza. Come richiesto dall'accusa, la corte lo condanna alla pena di morte e ne ordina immediata esecuzione. Portatelo via. Avete fatto del vostro meglio, caporale. Del resto ognuno ha diritto alla difesa. Mi perdoni, generale, ma insisto per un atto di clemenza da parte sua. Quell'uomo non è un brigante. In queste zone si gira armati, perché si ha paura di tutto.
Un gesto di clemenza sarebbe più efficace. Ricordate di essere un militare. Non c'è spazio per la retorica. Visto? Tutto già finito. Bene, avete visto questo video in cui si evidenziava questo ufficiale medico che stava misurando la testa di una persona, un cranio, e cercando di andare a esaltare le nuove teorie che Cesare Lombroso stava in quel momento sviluppando. E con chi parleremo questa sera di questo personaggio, di Cesare Lombroso? Ne parleremo con Domenico Iannantoni, ingegnere Domenico Iannantoni. Ciao Domenico, come stai? Ciao Claudio, sto abbastanza bene e finalmente sono contento di essere in linea con te. Diciamo che abbiamo avuto un po' di problemi, però ci siamo riusciti. Ma quella è stata l'influenza negativa di Cesare Lombroso, perché certo. Secondo me sapeva benissimo di che cosa gli aspetterà nei prossimi minuti. E innanzitutto parlaci un po' di te. Hai l'accento, si può dire, milanese, ma tu sei un napoletano, sei un regnivolo, mi sbaglio? Sì. Sono napoletano, sono nato nella provincia di Foggia. Nella Daunia, nel 1953, e mi sono avvicinato a queste storie molto particolari, tra cui l'ultima in ordine di tempo è quella di Cesare Lombroso, che è stata molto dibattuta a livello nazionale e direi anche internazionale. Però, Domenico, non posso non iniziare questa chiacchierata senza chiederti due parole sul ponte di Real Ferdinando sul Garigliano, che è quello che ci ha permesso di conoscerci. Sì, sì. Hai fatto un grosso lavoro fra i più interessanti, mi hai mandato quel libro bellissimo. Dici qualcosa su Luigi Giura e su quel ponte, almeno prima di poter iniziare a parlare di Cesare Lombroso. Beh, ragazzi, che cosa vi devo dire? Il ponte sul Garigliano, in particolare il cosiddetto meraviglioso ponte sul Garigliano, è un'opera meravigliosa, stupenda, che tutti dovremmo conoscere, ma per obbligo di studio, non solo per obbligo, diciamo, storico. È un ponte che risale al 1832, è un'opera pia, oserei dire, da un punto di vista ingegneristico, che vorrebbe essere conosciuta anche qui al nord, da dove vi sto parlando, perché al nord abbiamo molte persone che sarebbero interessate a questa storia e vorrebbero riconoscerla nel suo insieme. In particolare il ponte sul Garigliano è il primo ponte sospeso a catene di ferro della storia italiana. Nasce, come vi ho detto, nel 1832 ed è una meraviglia di carattere tecnico ed è un brevetto ancora oggi di carattere internazionale. A tutti voi, io non so come mostrarvi, ma se voi cliccate, tu Claudio in particolare che sei più esperto, clicchi ponte sul Garigliano, lo vedete nelle foto. Sì, no. Tu sai che abbiamo fatto una trasmissione con Emiliano Pimpinella, presidente del Comitato Luigi Giura, che tu ci hai fatto conoscere, con cui abbiamo fatto tantissimi convegni, presentazioni, e abbiamo fatto anche, condividiamo anche il premio Luigi Giura nel Piano Terra alla Boris, cooperiamo da tanto tempo col Comitato, questo grazie a te che ci hai permesso di poterci mettere in contatto. Certo. Ma forse non credo che sia soltanto italiano, è stato il primo ponte nella storia a catenare sospese. Cioè, poi certo. Quel personaggio di Luigi Giura, noi l'abbiamo fatta trasmissione definendolo un genio napoletano, perché lui effettivamente è stato un genio assoluto. E se ancora oggi nel mondo vengono costruiti quei ponti con le sue teorie, con i suoi studi, capiamo l'innovazione che lui ha portato nel mondo, nella tecnica, nella tecnologia e negli studi ingegneristici, giusto? Assolutamente, sono d'accordo con te. Dimmi. No, che dire di Luigi Giura? Luigi Giura è un ingegnere stupendo che tutti dovremmo studiare e avere nel nostro archivio un ricordo di Maschito, dove lui nacque, in questa città, dove lui vide la luce per la prima volta. Diventò ingegnere di Stato. Cosa significa? Che già all'epoca, nel 1832, l'ingegnere Luigi Giura ricopriva dei ruoli fondamentali
nel mondo del borbonico, nel nostro mondo, nel mondo del sud. E la storia che lui ci racconta è una storia meravigliosa. Lui riuscì ad avere rapporti di collaborazione anche con Navier, visitò l'Inghilterra, visitò la Germania, visitò tutta la Francia e naturalmente visitò anche il nord Italia, ma nel nord Italia non c'era nulla, non avevano niente, qui nel nord non c'era nulla che avesse l'onore di essere considerato un ponte. E sapeva sette lingue, che gli permetteva di poter confrontarsi e colloquiare con in tutte le nazioni. Naturalmente. È un genio assoluto, un genio assoluto della nazione napoletana. Beh, sai, e con questo chiudo il discorso Luigi Giura. Nei giorni scorsi mio figlio ha dato una tesi di laurea alla facoltà di ingegneria alla Federico II di Napoli. Ah, ottimo. Quindi, entri là dentro, io adesso prima o poi chiederò al rettore, perché non è possibile che l'ingegneria di Napoli a Federico II non ha nulla che ricordi Luigi Giura. È una cosa che non si può accettare. Non si può accettare. Se adesso, dopo ancora 200 anni, fa paura un nome che non era italiano, ma era napoletano ed era borbonico, fedelissimo di Ferdinando II, credo che siamo messi veramente male, Domenico. Io credo che non capisco perché non ci possa essere nemmeno una piccola targa. Andrebbe messo un monumento come entri in quella facoltà, perché Luigi Giura è veramente una cosa eccezionale quello che ha fatto. Però adesso parliamo dal punto di vista di questa serata. Quel video, credo che, come hai visto, ormai lo conosciamo benissimo. Quelle assurde teorie di Cesare Lombroso. Parliamo prima un po' del personaggio, di quelle sue teorie, e poi passiamo al museo e la battaglia, la lotta che tu stai facendo per cercare di addirittura creato un comitato per cercare di poter cancellare quello proprio che secondo me è la negazione della verità. Certo. Parliamo un attimo di Cesare Lombroso, chi era, come nasce, che cosa fa. Beh, Cesare Lombroso è un inventore, è una persona che, non sapendo cosa fare della propria vita, si inventa tutte le stupidità che noi abbiamo studiato e che noi abbiamo e vogliamo riportare per far capire come il nostro mondo, il mondo del sud, stia reagendo a questo fatto. Non ce la fa più, noi non ce la facciamo più. Abbiamo fatto tante trasmissioni, ma che cosa dire in particolare di Cesare Lombroso? Questo inventore che cosa si inventa? Si inventa la razza delle due Italie. Non aveva altra strada per emergere, per far sì di costruire qualcosa di nuovo. E questo qualcosa di nuovo diventò vecchissimo, diventò la storia che il Sud era arretrato come mai noi possiamo immaginare. Ma non era così e non fu così, come tu hai dimostrato adesso col ponte sul Garigliano. Noi eravamo molto avanti, tantissimo. Eravamo sicuramente i primi in Italia, in assoluto, ma noi non dobbiamo pensare a questo come ad un retaggio, come un qualche cosa che ci possa infastidire. Dobbiamo pensare a questo come qualcosa che ci possa solo inorgoglire, far capire che noi, la nostra storia, è un'altra, è tutta una storia diversa. Quindi Cesare Lombroso inventa queste due Italie, l'Italia del Nord, in particolare quella, diciamo, Veneto-Lombarda, Emiliana, e l'Italia del Sud, la nostra, dalla Sicilia fino alla Campania, fino alla Puglia, fino a tutto quello che potete immaginare. In questa invenzione Cesare Lombroso è il vulnus fondamentale di tutta l'Italia. L'Italia perché non si sviluppa? Perché non riesce a trovare un ingranaggio che la possa far ben funzionare? L'Italia non si sviluppa perché non si sviluppa il Sud. E tutti voi lo sapete. Basta che andate nel Mezzogiorno, basta che andate nel Sud nostro. Che cosa scoprite? Che non abbiamo nessuna tutela per quanto riguarda i PNRR che voi conoscete e che avete studiato. Siamo abbandonati. E voi pensate, solo per capire, che Reggio Calabria, che è molto più grande di Reggio Emilia, ha un numero, diciamo, dei PNRR che
la portano molto più avanti di tutto il resto dell'Italia. E così via, tante altre cose. Draghi non ci dice nulla, che non farà nulla per il Sud. Noi siamo abbandonati. Non voglio ritornare a degli effetti storici o dei film che voi avete visto, tipo Ritorno al Sud o altri film del genere, ma questa è la vera storia. Noi siamo abbandonati. Lo è la Sicilia, come lo è la Puglia, come lo è la Calabria, come lo è tutto il Sud. E siamo abbandonati perché la nostra storia è una storia di abbandono. E questo è il nostro destino. Domenico, per poter cominciare a risollevarci bisogna anche far conoscere un po' i killer del nostro nazione. Ti sembrerà strano, ma qua giù da noi Cesare Lombroso lo conoscono in pochi e in pochi sanno quello che le sue delle sue teorie. Quindi adesso spiega ai nostri spettatori chi era e quali erano le sue teorie, poi ti dico la mia su quello che tu hai detto poc'anzi. Sì, beh, le mie teorie ve le riassumo così, cari ragazzi e tutti voi che siete all'ascolto. La teoria primaria di Cesare Lombroso nasce sull'atavismo criminale. Cioè lui si inventa il fatto che il meridionale è inferiore perché è nativa nella sua indole, nella sua circostanza di nascita, l'inferiorità. E questa inferiorità se la trascinerà per tutta la vita. Noi abbiamo avuto per esempio il grande Bartolo Longo, che è il fondatore della Basilica di, scusatemi, mi sorge il dubbio, è quella di Pompei. Bartolo Longo, che lottava contro Cesare Lombroso e contro tutti coloro come Cesare Lombroso per dire: ma guardate che la mia è una preghiera, quella che vi faccio. Non è così che si trattano i giovani. Non è questa la storia dell'Italia. L'Italia è un'altra, non è quella di Cesare Lombroso. E diceva il vero, il grande Bartolo Longo, che ancora oggi tutti noi ricordiamo, diceva il vero e soffriva in questa circostanza. Ma noi non possiamo sempre piangere, dobbiamo anche reagire, dobbiamo anche trovare il modo di trovare una strada che ci possa portare al salvamento. Nel nostro caso specifico, Cesare Lombroso è un'aberrazione umana, è una persona che dovrebbe scomparire dalla circolazione, come ci auguriamo noi, anche a livello europeo e a livello anche, arriveremo anche all'ONU, ce la faremo, io credo che ce la faremo. Beh, questo, mi stai anticipando quello che poi ti chiederò dopo. E io, se posso esprimere un mio pensiero. Prego, prego, vai calmo. Allora, innanzitutto poi Cesare Lombroso aveva fatto le teorie basandosi sulla conformazione cranica del nostro, certo, dei nostri gatti somaci, tra l'altro con la famosa fossetto occipite, il mandibolo in un certo modo, tra l'altro lui, essendo un ebreo, quindi mediterraneo, quando morì gli fecero l'autopsia, aveva gli stessi tratti somatici nostri, perché giustamente era un mediterraneo anche lui di origini, quindi l'assurdità è anche questa. Secondo me non è lui che si è inventato quel... Lì c'era un disegno politico ben preciso. Certo. Perché per conquistare e per sottomettere un territorio che è la culla della civiltà, come lo stesso Einstein ha sempre definito, quindi parliamo di un gigante, tu mi insegni che se un gigante non riesco a conquistarlo, ad abbatterlo, lo devo diffamare. Quindi quella è una delle chiavi d'ingresso per la diffamazione di una storia antica che loro al nord si sognano. E quindi bisognava inventarsi qualcosa. Il disegno politico era quello. Quindi giustificare un'invasione, giustificare una sottomissione a livello sociale, politico e soprattutto antropologico, inventandosi delle teorie di inferiorità di razza. Calcolando che poi, Domenico, noi non siamo mai stati guerrafondai, quindi non abbiamo mai visto un popolo della nazione napoletana che si è imbarcato a conquistare gli altri. Mai dichiarato una guerra? Noi siamo il territorio dove nasce prima il mito e poi la storia, quindi ci sono delle regole, anche dei codici d'onore particolari, perché da noi nasce prima il mito, quindi c'è la figura mitologica di qualsiasi personaggio, che può essere anche un brigante, un re, oppure può essere un soldato. Quindi loro questo non riescono poi a poterlo concepire. E questa è stata la loro, diciamo, chiave di volta e d'ingresso. E seconda cosa importante, per poter
far avere e far nascere nei soldati piemontesi, che noi abbiamo ribattezzato Scausacani, l'odio, bisognava inventarsi qualcosa che gli potesse dire: questi sono razza inferiore, bisogna che voi facciate il vostro mestiere con l'odio massimo possibile, col disprezzo. Quindi è una fusione tra positivismo e razzismo, siamo proprio al peggio di peggio. Assolutamente sì. E quello che però mi sorprende è che molti, tra l'altro, queste teorie sono state poi la stessa scienza le ha condannate, perché dicono che non hanno nessun tipo di fondamento. Però un'altra cosa che tutti, poi passeremo al museo, un'altra cosa che tutti dimenticano o fanno finta di non sapere o di ignorare è che Cesare Lombroso, compresa la figlia, erano anche sessisti, loro avevano dispetto del sesso femminile. Assolutamente. Che mi dici di questo? Ma ti dico di più, perché la storia di Cesare Lombroso è molto controversa, in particolare in questo caso, come tu affermi, la lotta che lui sosteneva contro le donne oggi sarebbe un simbolo, una tu completamente definito così, per quanto riguarda la lotta femminile. E considerava la donna un errore della natura, in particolare nel libro soprattutto che lui scrive, opera sua, La donna delinquente, ci fa capire il suo atteggiamento complessivo verso la donna. E mi sembra strano, molto strano oggi, che nel 2021, quando noi siamo collocati, che le donne non abbiano ancora preso questo personaggio e preso a calci nel sedere, come si dovrebbe dire, e rimandato a scuola, fin da zero, fin dall'asilo. È una persona che fu una persona che detestò le donne in modo particolare, oltre che i meridionali nel suo insieme. Beh, poi la storia la conosciamo meglio noi. Ma tra l'altro, siccome la figlia era anche lei studiosa, antropologa, anche la figlia, che era donna, disprezzava il sesso femminile. Certo, ma con la Kulishov poi c'è tutta la storia della Kulishov e del rapporto tra Cesare Lombroso e il sesso femminile, nel senso proprio sessista, come tu lo hai definito, ma proprio violento. E all'epoca non era neanche pensabile portarlo all'opinione pubblica, ma oggi anche se ne dovrebbe fare una ragione. Io ho fatto molte interpellanze anche a livello comunitario, anche a livello politico, perché ci fosse un'azione nei confronti di Cesare Lombroso anche da questo punto di vista. Speriamo. Con l'aiuto di De Bonis. Ma poi in Italia, in questo periodo in cui c'è un movimento femminista molto forte, non riesco a capire come, quando si parla di Lombroso, tutti tacciano. Perché è protetto, è una persona che gode prima della protezione dei Savoia e poi della protezione cosiddetta socialista, finta socialista, dei primi del secolo. E quindi viene naturalmente osannato, ma anche negli Stati Uniti, anche in Francia, dove subirà pesanti sconfitte anche da un punto di vista, diciamo, sociale. Comunque sia, Cesare Lombroso è l'aberrazione, è un'aberrazione umana. Non possiamo neanche definirlo un uomo. Questa è la realtà. Prima di passare al museo, volevo sapere, ma è vero quello che si dice, che lui l'unico merito che ha è aver inventato la polizia scientifica, cioè, oppure anche questo non è vero? No, beh, lui ha fatto delle azioni da un punto di vista scientifico, politico, e nel suo museo si trovano ancora tutte queste circostanze, però sono minimali. Se noi vogliamo considerare un personaggio che è stato odiato nel mondo, pensiamo a Mengele, al grande medico nazista, perché il nazismo cosa fece? Assorbì le nozioni di Cesare Lombroso, le portò nel proprio alveo, ma poi le combatté, perché non poteva resistere di fronte all'aspetto mondiale complessivo. Cioè, Cesare Lombroso, ripeto, è l'aberrazione umana, è colui che inventò le due Italie, le mantenne, queste due Italie separate, e oggi quando noi andiamo a Napoli, per citare la nostra antica capitale,
ci rendiamo conto di questo fatto. Poi abbiamo anche i nostri difetti, non dimentichiamolo. E chi non ce li ha i difetti? Però noi abbiamo anche i nostri pregi e questi li dobbiamo portare. Dobbiamo elevarci, far capire al mondo e a tutti coloro che ci stanno intorno che noi siamo delle persone soprattutto valenti, oneste. Ma sai, a risposta di Lombroso, senza scomodare i viaggiatori del Grand Tour come Goethe, Stendhal, che praticamente saltavano la nostra gente, il nostro territorio, la nostra civiltà, la mettevano in cima al mondo. Lo stesso Ippolito Nievo diceva che tutto quello che si faceva a Napoli in un giorno, in altri posti si faceva in un mese. Quindi lì, quando tu soffri di complessi di inferiorità, devi distruggere il gigante con la diffamazione. Questa è la tecnica che ha inventato prima Pacone e poi sviluppata da Voltaire, diffamare fino a quando tu non ottieni il risultato, quello che si chiama oggi. Un'altra cosa, Domenico, però noi, oltre al fatto del silenzio delle femministe, quindi delle donne contro questo personaggio così oscuro, così squallido, non si parla mai di un altro grosso personaggio, che questa volta siciliano, che forse si contende la palma del peggiore Colombroso, che è Alfredo Nicefaro. Alfredo Nicefaro pure fece cose aberranti, teorie aberranti contro la nostra idea. Contro la nostra assolutamente vero razza, perché ancora questo termine sta scritto sulla Costituzione, quindi fino a quando è presente lì io non posso negare questa parola. Dici due parole proprio su Alfredo Nicefaro. Alfredo Nicefaro, noi abbiamo avuto un grande onore, abbiamo avuto la partecipazione di una grande città vicino, in Sicilia in particolare, nella provincia catanese, che ha aderito al 100% al Comitato Non Lombroso. E questo è importante, perché questa stessa città ci portò poi a Palermo, capoluogo di regione, per far capire che nel paese dove nacque Alfredo Nicefaro, Castiglione di Sicilia, se non vado errato, ancora oggi si discute di questi fatti, si discute della presenza di quest'uomo, di questo Alfredo Nicefaro, che volle denigrare il Sud, e in questo Sud vorrei citare anche la Sardegna, così almeno la citiamo nel suo complesso, dove l'odio complessivo del sistema italiano si compensava dietro questa vicenda. E in particolare ricordiamo che a Castiglione di Sicilia esiste un plesso scolastico che stiamo cercando di rimuovere in qualche modo in tutta la Sicilia, e in particolare nella regione, e quindi a Palermo, per capirci bene, per far sì che questo Alfredo Nicefaro scompaia dalla circolazione. È una persona che amò naturalmente Cesare Lombroso, che lo stimò, ma nel modo sbagliato, nel modo assurdo, e quindi portò questo odio complessivo ancora oggi nei confronti della Sicilia. Non sono nuovi i personaggi siciliani o napoletani che parlano male dei propri conterranei, dei propri fratelli. Certo. L'ultimo, quando sento parlare Giampiero Mughini sulla sua Sicilia, lui dice sempre che il suo sogno era quello di poter nascere a Parigi, e rinnega Mughini non sa fare il calcio, e non sa fare nemmeno il discussore del calcio. Non è una persona che può risiedere nel nostro consesso, non esiste. Quindi, però, voglio dire, dopo averci detto queste bellissime novità sul paese natale di Alfredo Nicefaro, adesso ci devi parlare di questo museo che è stato aperto e che è stato inaugurato da un Presidente della Repubblica napoletano. Sì, allora, il museo voi tutti lo potete osservare nel suo insieme andando sul sito www.nolombroso.org, www.nolombroso.org. Segnatevi questo indirizzo. Andate a visitarlo. E che cosa trovate? Trovate tutte le aberrazioni promulgate e promosse da Cesare Lombroso.
Che altro aggiungere? Non voglio lasciarvi niente allo spazio, perché vi renderete conto dell'assurdità. Com'è possibile che in Italia, un paese cosiddetto unificato, unito, ma non ancora in modo complessivo, in modo corretto, sia possibile avere questa differenza? C'è un italiano del sud che è coniato a demonio contro il concetto dell'italiano del nord, che è coniato a effettivo liberatore della nazione. Non esiste questo fatto, non è possibile. Noi sappiamo che non esiste sud senza il nord, non può esistere. Abbiamo bisogno comunque di far luce su tutti questi argomenti, portarli a compimento e organizzarci soprattutto nello studio, quello che tu stai già facendo, Claudio, con estrema intelligenza, con grande passione, e voglio ringraziarti perché quello che tu fai è notevole. Bravo. Domenico, grazie, troppo buono, lusingato, ma dietro di me comunque sono affiancato da parecchie persone, a cominciare da Raimondo Rotondi, che mi dà una mano non da poco per cercare di montare, di creare le sigle, le locandine, che lui in questo è veramente geniale. E volevo chiederti una cosa, quindi questo museo si trova a Torino? Sì, si trova a Torino, è un museo che appartiene all'Università degli Studi di Torino. Noi abbiamo combattuto parecchio contro questo museo, le storie ci hanno dato tutte le ragioni che abbiamo voluto a livello europeo e anche oltre europeo. Però, tuttavia, resta questo vulnus, questa partecipazione della città di Torino, che ha aderito anche al nostro comitato, attenzione, con Domenico Mangone, grande consigliere calabrese, riuscimmo anche a vincere contro Cesare Lombroso in Torino. E noi questa vittoria ce la portiamo bene a casa. Però ancora lì il museo. Il museo è ancora lì, assolutamente lì da visitare, tutti dovrebbero vederlo e rendersi conto di come sono considerati i meridionali. Ma Fernando Riccardi dice, qua sai che ci sta un dibattito molto, cioè, acceso, diciamo una bella dialettica, un bel confronto fra due pensieri diversi, opinioni di pensiero diverse. Ci sta chi dice che è meglio chiuderlo, chi come Fernando Riccardi invece dice che bisogna lasciarlo aperto perché si devono rendere conto di che vergogna si macchia l'Italia tenendo aperto quel museo. Tu cosa pensi? Ma io penso che aperto o chiuso non sia un museo. Lo stesso ministro dei beni culturali si è espresso in questo senso. Noi non abbiamo nel Museo Lombroso di Torino un rapporto museale. Nessuno impara nulla dall'osservare questo museo e dal visitare questo museo. Nessuno. Tutti ne escono costernati. Voi pensate che quelli che escono costernati sono anche i bambini di 7-8 anni che vanno a visitare, su richiesta del museo, il Museo Lombroso, perché vogliono tenere attiva questa memoria. La memoria è che noi siamo negativi, siamo delle persone che non possono stare al consesso dei popoli, nel consesso dei popoli. Ma e quello che mi sorprende, Domenico, è... Qui parliamo della la carta dei diritti dell'uomo, la carta delle discriminazioni e minoranze. Cioè io non riesco proprio a comprendere la finalità scientifica, l'utilità di simili teorie, ma tra l'altro di un museo aperto. Ma loro dicono che la teoria positivista, che all'epoca Cesare Lombroso rincorreva questo mito, ma non è così, perché quando noi osserviamo il museo, entriamo proprio, camminiamo lungo le piccole vie, le piccole stradette che ci sono all'interno di questo museo, che è di 300 metri quadrati, è come casa tua moltiplicata per zero, e ci rendiamo conto che non c'è nulla. Ci sono per esempio le ceramiche criminali, ma tu hai mai visto una ceramica dire io sono una ceramica criminale? Mai. Quando ne parlai con il presidente dei ceramisti nazionale italiani, rimase di stucco ed era un romagnolo.
Quindi noi abbiamo molte persone che sono contro l'idea del Museo Lombroso. Ora, tenerlo aperto vuol dire tenere aperto il nulla. Ora, sapete che lo stipendio dei ragazzi, delle persone che lavorano al Museo Lombroso, è assicurato oggi, tutt'oggi ancora, dal Comune di Torino. E questo non ha senso. Quindi qual è la cifra che può reggere questo museo? Zero. È un museo che è vuoto. Se voi entrate nel Museo Lombroso di Torino, trovate il vuoto, dentro il nulla. Questo è quello che voi trovate. Non c'è niente. Ma voi pensate solamente alle valenze di noi meridionali nel mondo. Quello che noi siamo stati a livello di invenzioni, di capacità ingegneristiche, di capacità di ogni natura, e scoprirete che ecco perché noi abbiamo inventato il primo ponte sospeso a catene di ferro in Italia nel 1832. Non è nato a Brivio o a Lecco o in un'altra città del nord, non è nato lì, ma poteva nascere solamente nel sud. E ben lo sapevano gli inglesi, ben lo sapevano i francesi, ben lo sapevano gli americani, tutti quelli che assistevano all'epoca a questa grande società che fu la Società del Sud, che riuscì in quei tempi a diventare la prima società dell'Italia, come noi sappiamo. Beh, diciamo che non è che aveva... riproponeva i fasti del passato, che aveva iniziato dal 10.000 avanti Cristo, dal 3.000 avanti Cristo, quindi noi, esatto. Noi territorio magno, lo stesso Einstein diceva che la civiltà europea si poggia sulle solide basi della Magna Grecia, che è una cosa ben diversa, certo, dalla Grecia. Certo, no? Poi tutta la cosa dei popoli italici, noi qua tu sai che siamo un'altra terra di lavoro, quindi qui i confini, l'incontro di tutti i popoli che venivano da tutto il Mediterraneo, da tutta Europa, e soprattutto dal Mediterraneo, dall'Oriente, dal Medio Oriente, tutti venivano qui a Africa e si congiungevano, quindi eravamo un territorio dove i popoli che erano nomadi diventavano stanziali, quindi... Esattamente. Che parliamo? Parliamo del... ed è triste una cosa del genere. E parlaci un po' del comitato che avete creato e che cosa state facendo. Il comitato si perde nella storia, nella notte dei tempi, sono già 15 anni che esiste, e che sta lottando e che continua a lottare contro le istituzioni che vogliono mantenere in vita ancora questo museo. Ma io credo che alla lunga vinceremo. Il comitato di per sé è un comitato ovviamente gratuito, tutti potete partecipare iscrivendovi al comitato Lombroso, cioè mandando la letterina di iscrizione o qualsiasi comunicazione che voi vogliate, o telefonandomi, in ogni momento. E non esiste vincolo, noi vogliamo semplicemente che la riunione dell'Italia sia una riunione antica, come in effetti lo fu nei primi momenti risorgimentali, ma vorremmo che l'Italia fosse di nuovo un'Italia unita, e per fare questa Italia unita abbiamo bisogno, è necessario che il Sud torni ad essere il Sud grande che noi avemmo nei tempi non sospetti, fino al 1859, quando morì Ferdinando, se non ho errato. Ma poi c'è un'altra cosa da dire. Io spesso, quando parlo con persone che cercate di fare una sintesi, dico sempre: ma scusate, ma se prima eravamo così arretrati e così africani, usando un termine a loro... sì, per loro è un'offesa più che altro per chi lo dice, non per gli africani, assolutamente. Perché prima, fino al 1860, nessuno andava via? Dopo il 1860 tutti sono andati via, mi spiegate perché? Certo. Ma la cosa peggiore, sai che cos'è? Che c'è più sensibilità al nord su queste tematiche, sul Lombroso, sul Niceforo e altro, e meno da noi, ecco perché da noi... Assolutamente, è vero. L'altro giorno, parlando con molti ragazzi, altri, cioè, noi andiamo spesso nelle scuole, no? E parlo di Cesare Lombroso, parlo come se stessi, cioè, ma chi è questo? È andato a qualche trasmissione di Maria De Filippi, non sa nulla.
è qualcosa di clamoroso. Claudio, Claudio, mi permetto. Sì. Cesare Lombroso, così lo puoi incasellare bene, rappresenta il vulnus del sud in tutto il mondo. Il mantenere vivo Cesare Lombroso e noi continuare ad osannarlo, a restituirgli grazie per il suo museo e per le stupidaggini che poi fece, tutte stupidaggini che tutti noi conosciamo, e ci deve far capire che questo personaggio è la negatività in termini proprio di Dio nel senso internazionale, nel senso mondiale. Osannare Cesare Lombroso e portarlo ai suoi fasti equivale sempre ancora a questo che ti ho detto. Quindi, ma io credo che sia un'offesa per l'umanità intera. Esatto. Sì. Ma anche e soprattutto offende. Ma dimmi una cosa, che pensiero, quello ti è stato? Cosa hai pensato quando hai visto che l'ex presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, andava a inaugurare quel museo? Negativo. Il museo, tu sai che fu inaugurato da Berlusconi. Sì, però andò a visitare. E da Caldarelli, che organizzarono il primo finanziamento. Il primo finanziamento, tanto per capirvi, cari ragazzi, il primo finanziamento che ricevette il Museo Lombroso fu di 5.500.000 euro. Primo finanziamento, non ultimo. Per 300 metri quadrati. Per 300 metri quadrati. E altri soldi ne sta ricevendo ogni anno, mese dopo mese. Soldi anche nostri, soldi anche del sud. Caro Claudio, non è come ce l'hanno raccontato. È scandaloso questo. Molto scandaloso. E dimmi una cosa, ma voi come comitato andate nelle scuole, andate in giro, cioè come vi muovete? E soprattutto dai giovani, trovate che riscontro trovate quando comunicate ai giovani questa cosa? No, il riscontro lo troviamo positivo. Nel momento in cui noi spieghiamo, come è stato con il senatore De Bonis quando siamo stati recentemente ancora a Torino, il riscontro è positivo, tutto ciò che si scrive sui giornali, ma è la resistenza dell'università, della proprietaria del museo, a rimuovere questo museo, o comunque a rimuovere l'esistenza del concetto del museo, che è ancora più grave. Vi faccio vedere una cosa che vi lascerà, non so, penso esterrefatti. La vedete? Questo sì. Processo Lombroso fu inaugurato il 23 maggio di cinque anni fa. E voi, leggendo questo libretto, Processo Lombroso, che cosa scoprite? Che la città di Milano, che organizzò questo processo a Lombroso, ottenne praticamente la diatriba sostanziale del pensiero di Cesare Lombroso. E qui c'erano i più grandi luminari non solo della scienza e della tecnica, ma i più grandi luminari al mondo esistenti per quanto riguarda l'aspetto giuridico. Fu condannato Cesare Lombroso in questo libretto che voi potete leggere, Processo a Cesare Lombroso, fu ridotto a zero. Stiamo parlando di Milano. Lo stesso processo fu rifatto a Torino, perché lo volle il presidente dell'organizzazione societaria che aveva organizzato. E anche a Torino fu condannato inesorabilmente. Cioè la presenza di Cesare Lombroso è il vulnus del mancato sviluppo del sistema Italia. Come dirvela? Ve la dico così, semplicemente come ve l'ho detta. L'Italia non si sviluppa per questa ragione. Ma sai... L'Italia non si sviluppa anche perché l'unità d'Italia nasce non soltanto per un accordo
per una fratellanza tra il mondo massonico, anticattolico, risorgimentale, capitalistico, eccetera, eccetera, eccetera. Ma nasce anche per un altro motivo. Per cancellare la questione meridionale, per risolvere la questione settentrionale, dovevano inventarsi la questione meridionale. Naturale. E oggi non credo che ci siano volontà e tempi per poter risolvere la questione meridionale, per poter creare quella settentrionale. Quindi, secondo il mio modesto avviso e parere, l'unica cosa che si può fare è riportare il concetto di Pietro Ulloa. Bisogna rimettere al centro del dibattito europeo la questione napoletana. Certo. E andare oltre. È vero. È vero. Perché se pensiamo ancora alla questione meridionale, saremo tutti quanti dei meridionalisti italiani e rimarremo sempre dei coloni. Se invece lo trasformiamo in questione napoletana, sarà utopia, è molto Speriamo. Più complicato, però c'è un'identità più forte. Perché qui c'è molta gente, da noi, Domenico, che non sa nemmeno che per 8 secoli facevamo parte di un regno. E lo so. Cioè, qua siamo proprio all'ABC. E la cosa che mi fa ben sperare, però, che spesso i nostri giovani che sono stati veramente oscurati, come sono stato io dalla scuola del nostro... Quando si parla d'Italia parlo di Sud. Certo. Quando vanno fuori, i migranti, lì cominciano a conoscere la propria storia. E certo, è naturale quello che dici. E quindi bisogna insistere su questa questione. Infatti io ho bandito dal mio linguaggio la parola meridione, sud, mezzogiorno, perché io non sono un colono, non sono un perdente, sono uno sconfitto, che è ben diverso. Certo. Quindi se si rimette in piedi la questione napoletana, forse una luce, ma molto, molto, molto lontana nel tunnel, la si vede. Ma fino a quando saremo qui a cercare di farci prendere in giro parlando della questione meridionale, quel tunnel rimarrà sempre nero. Questo è quello che io penso. Non so cosa ne pensi tu di questa mia teoria che molti definiscono bislacca. No, io non posso che accoglierla, con tutti i limiti e tutte le sofferenze che il Sud ha subito e sta subendo nel corso del tempo. L'abbiamo visto con l'attuazione del PNRR, del famoso resistenza e resilienza inventato da Draghi, è stato portato via tutto al Sud, non ha più niente, tutto rimane nell'alveo del Nord, del Centro-Nord, e questo è il dramma. Ma quando riuscii a far riscrivere al grande Gigio Zanon, un grande amico, Gigio Zanon, un giorno, ascoltatemi bene questo che vi sto raccontando. Claudio, ascoltami anche tu. Sì, come no. Ci sentimmo a telefono e io non capivo questo suo odio verso il Sud. Non riuscivo proprio a rendermi conto di questa sua resistenza, perché lui aveva modificato tutto della storia del 1848. Vedi che io vado molto indietro nella storia, vado ancora prima a quando ti riferisci tu. Come? Cosa mi stai dicendo, Domenico? Cosa dici? Beh, io ti sto spiegando che perché a Curtatone, a Montanara, a Goito e a Venezia non si parla mai del sangue versato dai cittadini del Sud per salvare la Lega delle Cooperative, la Lega di Milano, a quell'epoca. E lui lo ricorda pure Indro Montanelli, lo ricordava. Ma lui rimase di colpo, disse: perché mi parli di questa storia che è antica del 1848? Te ne parlo perché io, andando a Curtatone, a Montanara e a Goito, dove ti ho citato, non trovo oggi... e si parlava del 2016-2017 all'epoca, non trovo oggi un solo monumento che indichi che lì morirono centinaia di soldati napoletani. Napoletani è il termine giusto. Beh, ma perché mi racconti questa cosa? Non si ricorda che Guglielmo Pepe fu nominato primo comandante in capo della guarnigione veneta? Non mi ricordi
non ricordi mai che Daniele Manin si fece in quattro per salvare poi al cospetto di Ferdinando II l'immagine di Guglielmo Pepe. Perché questo? Perché non c'è questo ricordo? Perché queste migliaia di persone che morirono e furono le uniche a difendere dall'Austria l'Italia che stava nascendo secondo i criteri, magari sbagliati, ma sicuramente i criteri del tempo. Ecco, allora Gisio Zanon prese i suoi scritti uno per uno e li trovate sul mio libro che gira gratis online. Come si chiama questo libro? Fegato. Come si chiama questo? Fegato. Fegato, che è il contrario di cuore. Prese questi scritti suoi di Curtatone, Montanara, Goito, eccetera, e riscrisse tutti i suoi articoli. Impiegò poco tempo. Mi chiamò, disse: Domenico, ho capito quello che tu mi vuoi dire. Quindi ci fu un tempo in cui Venezia era molto amica di voi del sud. Sì, ci fu questo tempo. Ci fu un tempo di amore, un tempo di passione, un tempo in cui Ferdinando II rifiutò poi di aderire a questa Lega, ma non col cuore, e quindi mandò a morire tantissimi napoletani in queste terre lontane. Beh, sai, ecco, questa è la storia vera. Beh, sai, le pagine più eroiche e più importanti di quella guerra le fecero proprio i soldati napoletani, che lo dicono certo. Lo riconobbe pure il piemontese, che non mi ricordo neanche chi era, Callalberto. Era il re piemontese. Sì, Callalberto premiò addirittura con medaglie. Addirittura eccetera. Perché fecero, e poi attribuirono quelle gesta ai ragazzi di Pisa, un altro blef. Cioè l'Italia era sulle menzogne, sta sulle menzogne su tutto. Una cosa spaventosa. Esatto. Tutto, sulle menzogne su tutto, ma su pure una cosa più piccola. Ma Ferdinando dovette tornare indietro per due motivi, secondo il mio potesto parere. La rivoluzione a Napoli? Il primo perché gli era scoppiata la rivoluzione interna, e poi fu l'unico re che riuscì a debellare la rivoluzione interna in Europa senza aiuto di nessuno. E secondo perché aveva capito che loro combattevano, loro morivano, loro conquistavano per dare tutto a Callalberto. C'era qualcosa che non andava. È ovvio, chiaro. E quindi fu una scelta strategica della politica estera. Lo stesso Pio IX dovette tornare indietro perché praticamente capì che lì dovevano soltanto morire per l'allargamento dello Stato piemontese, del Regno Sacro. Esatto. Ma io poi credo che comunque, sai, quando la questione si prenderà la giusta strada da noi qua giù, nella nostra nazione napoletana. Certo. Quando prenderemo come stella cometa dal punto di vista economico le teorie di Nicola Zitara, che certo. Dal punto di vista economico è stato l'unico che ha fatto un'analisi lucidissima sul passato, presente e futuro. È vero. Sei d'accordo su questo o no? Sono d'accordissimo. Nicola era un grande. Io l'ho conosciuto a Siderno, dove lui abitava. Era una persona che ormai era prossima alla fine della sua vita, e stemmo insieme tanto tempo, e lui mi ricordò questi concetti che tu stai riportando, questo concetto della napoletanità. Lui tra l'altro era di origini napoletane, in realtà proprio della zona, se non vado errato, di Amalfi. Era ricchissimo da giovane, i suoi genitori erano ricchi, e però rimase povero, senza niente in mano, senza nulla. Fu un grande. È il destino che si accomuna a tantissimi grandi. Sì. Guarda caso, vabbè, lui poi, la questione sulla lucidità, sul bando di Napoli, insomma, lasciamo perdere. Poi l'analisi sulla inconvertibilità della moneta, come trasformarono, guarda. Ma sai cosa dovresti vedere? Ultimamente ho visto che è stato presentato durante il 2020, quindi nel 2021. Io l'ho saputo di questo film da Rino Camilleri, in un editoriale che lui ha scritto sulla nuova bussola.
Il titolo del film sulle brigantesse, no, guarda, non passerei sul mio corpo, una cosa del genere. E, è un noir che è ambientato sulla distruzione del regno, delle vicende in Sicilia, e dove praticamente c'è un passaggio dove parlano proprio della situazione economica, di come i proprietari terrieri, latifondisti meridionali, che da napoletani vogliono diventare meridionali, pensavano di essere più furbi degli altri, ricompravano la loro stessa terra, invece che con loro la ricompravano con la carta straccia che gli davano i piemontesi. E questo fu un'analisi di Nicola Zitara eccezionale. Lo so. Eccellente. I progetti del futuro del comitato quali sono? Beh, il comitato è esistere, mantenere la nostra esistenza. Adesso abbiamo un ottimo rapporto con il senatore De Bonis, con il quale stiamo pensando di presentare all'Europa una mozione speciale per la riduzione del Museo Lombroso. Credo che sia una buona opportunità. Stiamo andando avanti, stiamo cercando di essere vivi. Abbiamo superato le 500 città a livello italiano che partecipano al Comitato Non Lombroso, partecipano con adesione integrale. 500 città? Sì, città. E la città di Napoli è presente? Sì, certo. Anche Bari, anche... Che dire, dimmi una città tu. No, sono Palermo. Palermo. No, dico, sono piacevolmente sorpreso da questa cosa, perché non mi aspettavo che Napoli aderisse a questo. No, ma cioè l'adesione al comitato è un'adesione praticamente totalitaria. Abbiamo avuto l'adesione, poi la regione Calabria ha partecipato con due azioni molto importanti. Il comitato, e lo sostiene da un punto di vista anche sostanziale, non economico naturalmente, ma a noi non interessano i soldi, non abbiamo bisogno di soldi, abbiamo bisogno delle adesioni, le adesioni al nostro comitato, come anche la tua associazione potrebbe aderire senza problemi. Sì, guarda, ti posso garantire che sinceramente adesso che qua siamo presi da tante cose, immagino. Non è semplice, ma non per cattiveria, perché molte volte stare dietro a tutto non ho... sicuramente la mia adesione personale come c'è. Sta con te, cercherò di capire come farla, non è questo il problema. Ti ringrazio, però tu sai perfettamente che il nostro impegno è enorme su questo, immagino, tema. Io quando facciamo i seminari a scuola ci dedico proprio una giornata dedicata a Cesare Lombroso. I ragazzi rimangono sconvolti. Sì. Ma è possibile mai una cosa del genere? Nell'imbarazzo degli insegnanti. È ovvio. Nell'imbarazzo degli insegnanti. Perché poi sono presi alla sprovvista. Va bene. Un'ultima domanda volevo farti. Possiamo mettere in questo calderone anche la vicenda di Passannante, no? Sì, assolutamente. Passannante è un grande, è una personcina che fino all'altro ieri, si può dire, potevate vedere tutti quanti nel suo cranio e nel suo cervello al Museo di Roma, al Museo di Antropologia di Roma, con 2 euro, non costava neanche tanto. Però siamo riusciti nel tempo, con il bravo Ulderico Nisticò, i bravi nostri, perché ne abbiamo avuti tanti, di persone interessate e positive, siamo riusciti a riottenere la sepoltura di Giovanni Passannante. Beh, ci sono fatto un bellissimo film. Poi. Sì, certo. Devo dire che... è stato fatto un lavoro molto interessante. Devo dire che Passannante è nella storia di tutti, però lui era un anarchico, era una persona che con un temperino di 4 centimetri voleva dimostrare
la volontà di voler ferire Umberto e poi fu ucciso dallo Stato Savoia praticamente nel giro di pochi mesi per arrivare alla sua fine definitiva. Però il ricordo di Giovanni Passanante è ancora vivo e vitale. Voi pensate che Pascoli vide morire il proprio padre perché osò scrivere una poesia intitolata Ode a Passanante. E Pascoli fu il maestro più giovane di tutti gli italiani. E fu veramente un grande maestro. E quando seppe della morte del papà, vi ricordate Cavallina Storna? E tu che portasti colui che non ritorna. Ci fece l'esame di quinta elementare. Fu ucciso da volere massonico risalente a Carducci e a tutta la setta, diciamo, satanica dell'epoca, e così scomparve anche la storia del papà di Giacomo, di Giovanni Pascoli. E qui si innerva tutta la storia di Passanante. Qui voi pensate che Passanante, che morì naturalmente in ospedale, fu uccisa di Passanante anche la mamma e la sorella. Sì, sì. Non è lì poi per la vicenda di Passanante venne usato proprio la teoria di Lombroso, tra l'altro. Certo, è ovvio, è naturale. E quindi dobbiamo ricordarlo sempre con rispetto, perché ci viene alla mente Giovanni Pascoli, questo grande poeta, molto dimenticato, perché il suo odio naturale verso Carducci e verso questo sistema massonico, che poi era proprio a livello globale, nazionale, aveva preso l'Italia. L'Italia fu massacrata in quel periodo e non è un caso che poi nacque il fascismo. Dove nacque? Nacque a Milano. E il fascismo portò l'Italia al disastro. Ecco, non dobbiamo dimenticare questi fatti. Perché finisce? Allora, una domanda e una risposta che ti do. Perché finisce il Sud? Il Sud finisce perché a un certo punto muore Ferdinando II, e questo lo sappiamo. Se leggete il passaggio della morte di Ferdinando II nel libro che vi ho citato, Fegato, lo riscoprite a questo momento. Allora, perché morì il Sud? E perché oggi il Sud è morto? Il Sud morì perché morì la sostanza vitale di tutta l'Italia, di tutto il sistema, che in parte c'era durante il periodo cosiddetto del primo risorgimento, il periodo dove i pazzoidi andavano a combattere contro Francesco. Però morì in quel momento, morì in quella stagione. E non a caso voi trovate molti del Sud che inneggiano al Nord, che inneggiano alla positività, a ciò che di buono fa il Nord rispetto al Sud, ma non che è tifano, vero. Che tifano Juventus, Milan e Inter. Beh, qui siamo ormai al degrado. Ma quello purtroppo è tipico di una popolazione colonizzata, no? Esatto, sì, proprio così. Ecco perché bisogna recuperare l'identità napoletana. Sì, sicuramente, ma se noi recuperassimo Napoli, se Napoli tornasse ad essere, per dire, la nostra capitale, non solo ideale, ma la nostra vera capitale, Napoli rinascerebbe in un attimo. Ma Napoli in questo periodo mai è stata così in basso nella sua storia come in questo periodo, guarda. Addirittura comanda più Salerno che Napoli. Giacobini napoletani l'hanno portata in queste condizioni. Il colpo finale è stata la cancellazione del Banco di Napoli, no? Certo, sì, quella sì. È stata la botta finale, perché oggi con un'economia che si basa solo sulle banche e sulla carta straccia, perché questa hanno creato un'economia come il Monopoli, niente di più. Certo. Noi oggi viviamo con una massa monetaria
che è 30 volte superiore alla ricchezza reale prodotta, quindi certo. non avere una propria banca, che era un punto di riferimento per tanti, il Banco di Napoli è stata la botta finale. Certo. Però noi cosa possiamo fare, Domenico? Il nostro piccolo, parlarne, ognuno a suo modo, ognuno come può, e ognuno fa quello che riesce a fare. L'importante è non stare zitti. Esatto, bravo. E non stare zitti. Predicare, non lo so, evangelizzare forse, però l'importante è non stare zitti, è parlarne. Esattamente. Questo è quello che facciamo. Però Domenico, tu che c'hai qualche anno più di me, soprattutto questo mondo, perché io da poco, una decina d'anni, che io calcolo che sono un ex risorgimentale convinto, che poi mi si è aperto un mondo allo Stadio San Paolo. Mi venne in mano un manifesto e capì che la cosa andava un po' diversamente da come ce l'hanno narrato. Però io credo che se noi pensiamo dove stavamo 10 anni fa, 20 anni fa, dove siamo ad ora, in poco tempo sono stati fatti grossi passi avanti, secondo me. Sì, sicuramente stiamo migliorando. Sono certo che stiamo migliorando. Senza soldi, senza appoggi politici, finanziari, senza nulla. Certo, certo. Bravo. Io sono contento di questo. Bravo Claudio. Ultime considerazioni. Grazie, troppo buono. Ultime considerazioni finali prima di salutarci? Beh, che quello che tu stai facendo in particolare è molto importante, e tu, la tua associazione, naturalmente tutti coloro che gravitano intorno, state facendo un concetto di restanza, un concetto di appartenenza. Questo concetto di appartenenza, che non so quanto potrà durare, ma se dura porterà ad uno sviluppo, ad un ampliamento del nostro sud. Noi dobbiamo lavorare per migliorare il nostro sud. Sai Domenico, io ti lascio dicendo di questo. A Napoli c'è un detto che dice chi mangia da solo si affoga, chi mangia da solo si affoga. È vero. Il nord, che è più che altro considerato il sud della Germania, diciamo l'Europa centrale tutta quanta, che parte dalla Padania fino alla Danimarca, fino alla Svezia, la Danimarca, l'Inghilterra è un po' fuori da questo gioco, andrà in implosione, perché se tu mangi da solo prima o poi scoppi. Chiaro. E quindi alla fine quelli che sono rimasti indietro, quelli che sono rimasti apparentemente più poveri, avranno la possibilità di emergere di nuovo, perché ormai siamo alla resa dei conti. Non possono continuare a stampare carta moneta per mantenere esattamente in piedi questo paese, io lo chiamo il paese dei balocchi. Esatto, bravo. Adesso hanno messo Draghi, Sarkozy, Macron lì in Francia, e in Germania adesso c'è quell'altro soggetto dell'SPD. Possono mettere in piedi cosa vogliono, ma mantenere in piedi questo castello di carta non so fino a quando ci riuscirà. Non funziona, no, sicuramente non funziona. E non lo so, non può continuare così, ma è fisiologico. Il monopolio alla fine si è rivelato un gioco. Certo, proprio così. Domenico, io ti ringrazio. Spero di io ringrazio te. Spero di poterti ospitare in altre trasmissioni, perché continuiamo a parlare anche di altre cose. Va bene. Far rimanere viva questa fiammella e parlare vuol dire anche fare questo. Va bene, Claudio. Parlarne. Grazie ancora di cuore. E grazie a te e a tutti i tuoi associati. Grazie a tutti gli spettatori che ci hanno seguito. Grazie. Un abbraccio forte. Ciao. Grazie. Ciao. Capore di giorno. Steva Razzolana, terrata alla casa di un nonno Bonanima. E sotto una tavolina che stava a terra, tutta tragliata e cose, mi sono andato a spostare e mi sono donato che sotto una zampa ci stavano libri. Sono raccolto questo libro, L'uomo delinquente, di Cesare Lombroso. Non Lombroso, L'apostrofo Lombroso, Lombroso tutto attaccato. A Damo che non mi ricordava più chi, e chi c'era pensato più? Tu pensa che chi è merita di stupidaggine gli ha fatto più danni is che non è solo perché per la scemenza. E chi era se Cesare Lombroso? Ehi, un
se trovette, non c'è mai cosa, scrive, laureata, non sa so che, perché era uno che era studiato, c'era capito poco, ma era studiato. E partecipò alla lotta contro il brigantaggio. Come partecipò alla lotta contro il brigantaggio? Quando? 1860. E in 1860 i briganti non esistevano ancora. Chi che poi hanno chiamato brigante? Erano ancora tutti soldati. Stavano a Gaeta, stavano a Cosa. E chissà a dove partecipate allora. Ma quello fu un danno quando gli eserciti in cima, passetti confine a San Benedetto del Tronto e al C, senza dichiarare guerra, senza motivo, senza niente, nessuna scusa possibile, immaginabile. Chi gli era brigantaggio? Brigantaggio internazionale. E come? E, ma tu pensi che chi gli era uno scemo? Se tu gli hai preso e vai a domandare a Cavour, dice, ma qua gli eserciti è passato i confini, chi? Non sapevo niente, chi è stato chi? Perché non è che c'erano mandati eserciti buoni, loro sono venuti sempre le repiglie, perché poteva i male, e si va male, e tenevano sempre la scusa, ma chi erano tutti pazzi, e l'hanno fatta a ciocca sia, noi fucilavamo subito, e buonanotte. Che l'era? Quindi erano rammariate tutte le scienziate che tenevano per gli eserciti, gli ufficiali che erano tenuti motivo di disciplina, chi che erano stati con condanna, chi che si sapeva che erano mesi pazzi, fissati, tutta la gente scienziata possibile, immaginabile, la mandano loro. E chi si facevano le strighe, come passano? Accedevano mano a mano, chi si trovavano a Nanza accedevano, erano tutti briganti questi. E cosa? E chi se, il Lombroso, che era ombroso, proprio a ella l'apostrofo ombroso, ma ombroso scuro, in tutto, nero peggio della felina, se gli passava vicino in carbone, se teneva il carbone, noise. E si era trovato poche mesi e chissà sì che facevano, quando uscivano a caccia, perché visto era come io a caccia, tutti quelli che si trovavano a Nanza li fucilavano, dice che erano tutti briganti. La povera gente che non sapeva neanche quello che stava a succedere, si trovavano a Nanza che i cani arraiati che parlavano giargianese stritto, non si sapeva quello che volevano, provavano a scappare sin, a difendersi con maniera, e chi gli toglie, sparavano e accedevano, briganti. E poi, siccome ci stava la ricompensa, ognuna, sì che facevano? Gli tagliavano la ciocca, qua si dice la ciocca, a copparta si dice la capa, a qualcun'altra parte si dice di capa, a copparta dicono la coccia addirittura, e in italiano la testa. E gli tagliavano la ciocca e riportavano solo la ciocca alla caserma. E chi se... l'ombroso si è messo a guardare tutte queste cose, dice, teniamo a capire quanto erano delinquenti chi se che siamo accesi. Se gli siamo accesi, chi se da sicuro erano tutti quanti assassini, teniamo a capire perché. E allora si metteva l'occhio e misurava le ciocche, lo rigirava e lo guardava. Alla fine era capito che a chiglie del meridione erano tutto quanto assassine, perché tenevano la ciocca non saccia fatta come diceva io. Però, per essere sicuro, per me, teneva a misurare pure la ciocca di chiglie che gli erano accise, che può darsi che erano più assassine di chiglie, che loro non l'hai fatta mai. E che questa cosa? Allora, a misurenne, cominciano a fare tutta teoria a maniera sia, tutto nel giro di ragionamento, una cosa, si cominciano a pensare a scienziate che era diventata una scienziata. Il calosciamento che stava a dire era una scienza. E però ce la mandano buona, si capite? Perché faceva comodo a chi combannava danno, dice che quelli che stavano a combinare perché gli altri erano tutti delinquenti,
Chili dei Meridione tenevano una razza che nascevano delinquente, da quando nascevano perché tenevano la ciocca fatta che era la ciocca da delinquente. E niente, allora, ma pure gli scienziati andanno, non sapevano, ma dice, ma chi che sta a dire? E però se tenevano sta zitta perché chi comandava teneva a dire che Lombroso era uno scienziato, che era uno che sapeva tutto, e essa era capita che i meridionali erano tutti delinquenti, perché era proprio una razza delinquente, diceva essa. E a così è Tannanza. E Tannanza cominciava a scrivere libri, gli uomini delinquenti qua, gli uomini delinquenti là, sotto, sroba. E Tannanza i pigliano sul serio. Pigliano sul serio perché faceva comodo. Pensare che uno che stava a dire scemenze stava a parlare scienza. Che se Tannanza può vint'anni buono. Pure dopo vint'anni, figlio dell'associazione scientifica dove faceva parte, togli che c'hanno fuori perché oramai non serveva più. Ormai quello che tenevano a fare l'erano fatte. Il Lombroso li potevano pure cacciare fuori a zambata, alla cifra facendo. Cacciano l'associazione. Ma esso intanto si era fatto un museo dove ci stavano tutte ciocche di morte, tutte belle a fila, allineate. Esso se lo guardava e dice, guarda quando erano assassini, chissà che siamo accesi. Chissà erano proprio assassini forti. E tutti gli uomini stava loca, che si ciocca. Ma sa che se ne era idono poco di ciocca. Infatti, va a finire che non gli pigliavano manca tanto sul serio. Secondo me tutti quanti avevano capito che chissà era mese pazzo in tutto. E ci si divertevano in cima. Quando gli ha detto la fotografia della prostituta perché teneva a fare una ricerca, chi si mandano la fotografia della buttegara che erano fatte domanda che tenevano a rinnovare la licenza. E essa si è messa questa fotografia in mano, gli hai capito subito da scienziata forte che era, che quella erano tutte puttane perché non so che tenevano la mano fatta in una certa maniera, eccetera. E poi ce l'aveva chi aveva con la bicicletta, perché dice che chi aveva con la bicicletta era portato a fare le rapine, i furti, gli assassini, perché pedalando si sviluppava quell'istinto selvaggio che teneva. Stupidaggine, tutte stupidaggine. Non parliamo di chi era tatuato, perché chi era tatuato era un primitivo, teneva l'anima primitiva, assassina, selvaggia, eccetera, eccetera. E tu pensa se Lombroso venisse oggi a guardare tutti i ciclisti tatuati che vanno girando e pensa che a mente sia acchiappasse tutto lo ciocco e lo portasse tutto dentro ai musei. Fortuna che non ci sta più. Però c'è rimasto i musei. C'è rimasto i musei e ogni tanto qualcuno dice ma può essere che noi teniamo a tenere una specie di ossario qua, che tutto questo ciocco di morti teniamo a chiamare museo. Ma che paese siamo? E qualcuno io volesse chiudere. Però io alla fine dicesse che questo museo per me se tenesse a chiudere e tenesse solo che ha nome. Invece di chiamargli Museo Lombroso, come si chiama, i tenessero a chiamare Lombroso Museo, L'apostrofo Lombroso Museo. E casomai faccio dentro una cappelluccia pure, perché per fare una preghiera a quella povera anima pezzantella che stanno loro dentro, e tenerli aperti. Per ricordarsi quanta ombra ci sta alle cose che vuole far pare tutte giuste, belle, e precise, e che danno può fare chi comanda quando acchiappa la scemenza per scienza, perché gli fa comodo, perché Lombroso, che era ebreo, deve sapere che grazie alla scemenza che era rittis, qualcuno con Anna Ruppa acchiappato che la scemenza sul serio e l'ha usata proprio contro gli ebrei,
Poi dice che gli ebrei erano tutti delinquenti, assassini, teneva accito tutto quanto perché tenevano la ciocca fatta in una certa maniera. Ecco, se capite che belli danni che fate chi? I danni che può fare le scienziate quando si comincia a pensare che scienziate. E chi comanda, c'è la manna buona perché gli fa comodo, e chiappa tutto lo scemenzo che è ritto per scienza.